Ciao, in questa breve pratica andiamo ad eseguire pochissime posizioni ma molto efficaci per lavorare sul sistema nervoso. Distenditi quindi sul tappettino, con le ginocchia piegate, i piedi distanziati quanto il tuo bacino, allontana le braccia dal corpo ruotando i palmi verso l'alto e comincia a compiere qualche respiro rilassato e profondo per predisporti alla pratica. Cerca di inspirare gonfiando l'ombelico verso l'alto e di espirare in modo completo, lentamente e senza fretta. Rilassa il volto, il collo e le spalle. Ora porta la mano destra sotto l'ombelico, sulla pancia, la mano sinistra al centro del petto, rilassando i gomiti e rilassando bene anche le spalle. E cominciamo lentamente a rendere il respiro ancora più profondo e completo. Inspirando, gonfiamo l'ombelico, facciamo salire su fino alle costole, espandiamo il torace fino alle clavicole. Ed espirando in modo completo, compiamo il percorso inverso, clavicole, costole e pancia. Lentamente, senza fretta, con la percezione dell'aria fresca che entra dalle nostre narici. Nota come anche questa semplice percezione del respiro sia in grado di calmare la nostra mente e di portare pace nel nostro corpo. Concentrati ancora qualche istante sullo spazio che esiste tra le tue mani, nel respiro che sorge e respiro che si rilassa. Senti anche come il tuo stomaco si rilassa, i polmoni si rilassano e la pancia. Bene, ora con il prossimo inspiro porta le mani oltre la testa, se riesci afferrati i gomiti appoggiando bene le spalle e comincia a scuotere le ginocchia lateralmente portando fuori l'aria in modo lento, senza fretta, provocando delle dolci torsioni a destra e a sinistra. Bene, ora ci fermiamo al centro, inspirando avviciniamo le ginocchia al petto, le abbracciamo ed espirando portiamo l'ombelico verso la colonna e le ginocchia vicino al torace, dondolando a destra e a sinistra per massaggiare i muscoli paravertebrali. Con il prossimo inspiro stendiamo le braccia sul tappettino e con il prossimo espiro le gambe verso il cielo, attivando bene i talloni. Inspiro, pieghiamo le ginocchia, abbracciamo di nuovo ed espiro, le avviciniamo al petto. Ripetiamo ancora una volta. Stendiamo le braccia sul tappettino, espiro, allunghiamo le gambe, attivando bene i talloni. Inspiro, abbraccio le ginocchia, espiro, avvicino al petto. Ultima volta, stendiamo le braccia sul tappettino, inspiro su bene le gambe, attivo i talloni e di nuovo abbraccio le ginocchia portando fuori l'aria, le avvicino al petto. Ora portiamo le mani nelle ginocchia e cominciamo a compiere dei cerchi in aria con le nostre ginocchia, attivando bene, riscaldando le anche, dei cerchi completi e belli ampi. Cambiamo anche il senso di rotazione e continuiamo a compiere dei movimenti di riscaldamento delle anche completi. Da questa posizione andiamo ad incrociare i piedi. Inspiro, espiro, colpo di reni, ci portiamo seduti.
Portiamo le mani davanti a noi e con le dita delle mani camminiamo fino a quando i glutei si alzano da terra, sciogliamo la posizione e ci portiamo in quadrupedia. Sistema bene i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto il tuo bacino. Inspiro, gonfiamo la pancia, guardiamo su, posizione della mucca. Espiro, ritraiamo l'ombelico, spingiamo bene con le mani, gatto. Inspiro, mucca. Espiro, guarda la tua pancia, gatto. Inspiro, mucca. Espiro, gatto. Inspiro, mucca. Espiro, gatto. Bene, ora ci portiamo seduti sui talloni, mano sinistra dietro il piede sinistro. Con la mano destra compiamo un cerchio completo con il braccio morbido in aria, espandendo bene il petto. Ancora uno. Concentrati sulla tua mano che incontra lo spazio mentre fa il movimento. Ultimo, inspiro, espando il torace. Appoggio ora la mano destra, lo stesso con la sinistra. Inspiro, allungo bene, movimento ampio, incontro lo spazio con la mano. Ultima volta, inspiro, muovo, espando. Ritorniamo ora in quadrupedia, andiamo ad appoggiare gli avambracci, l'ombelico è risucchiato verso la colonna, inspiro, sollevo il piede sinistro e lo attivo, espiro, appoggio il ginocchio destro sul piede sinistro. I piedi sono attivi, la testa è rilassata verso le mani, rimaniamo un paio di respiri in posizione. Lentamente ci prepariamo per uscire dalla posizione, appoggiando di nuovo entrambe le ginocchia, allunghiamo le mani davanti a noi, inspiro ed espiro, facciamo un bel allungamento, dove facciamo due respiri completi di pancia per creare spazio tra le nostre vertebre. Inspiro, ritorniamo in posizione, appoggiamo gli avambracci. Solleviamo il piede destro ed espiro, appoggiamo il ginocchio sinistro sul piede destro, rilassiamo il collo come prima e rimaniamo anche qui un paio di respiri. Gambe attive, glutei attivi. E lentamente ci prepariamo per uscire dalla posizione. Appoggiamo bene le ginocchia, allunghiamo ancora come prima le mani in avanti ed espiro, ci portiamo seduti nei talloni, inspirando profondamente con la pancia e creando spazio tra le nostre vertebre. Inspiro, ci solleviamo seduti sulle nostre ginocchia, usciamo con la gamba sinistra, il tallone ben allineato con il ginocchio destro, apriamo la spalla destra, guardiamo oltre. Inspiro su, andiamo a portare il braccio oltre la testa, allungando il fianco, lo sguardo verso il cielo, il petto ben aperto, l'ombelico è attivo per tutta la posizione. Inspiro, mi sollevo, espiro, riporto il braccio, richiamo la gamba a sinistra ed esco con la destra allo stesso modo, allineiamo il piede con il ginocchio sinistro. Inspiro, ruoto la spalla sinistra, palmo verso l'alto, espiro, mi allungo oltre la testa. L'ombelico è attivo per tutta la posizione. Mi preparo a rientrare, inspirando, mi allungo verso il cielo ed espiro, ritorno. Richiamo la gamba, ci portiamo seduti sul tappetino e allunghiamo le gambe in avanti. Ci portiamo con le gambe incrociate, le mani 10 cm dietro i glutei, inspiro, solleviamo il bacino a terra richiamando sempre l'ombelico ed espandendo il torace. Espiro, ritorniamo, appoggiamo gli avambracci davanti a noi e rilassiamo la posizione, rilassando anche la testa. Ora allunghiamo le gambe davanti, sistemiamo bene aprendo i dischi dei glutei, i piedi a martello.
Inspiro, porto la mano sinistra oltre il ginocchio destro, la mano deve rimanere attiva, mano destra dietro la schiena per sorreggere la postura, ombelico risucchiato, inspiro, espiro, faccio una torsione. Sguardo alto, l'altezza degli occhi. Quando la colonna ruota vengono tonificati sia i nervi presenti nella zona dorsale ma anche le reti nervose. Espiro, ritorno, braccio le ginocchia e rilasso. Rilassiamo il collo e le spalle per prepararci alla torsione dall'altra parte. Di nuovo allunghiamo le mani, allarghiamo bene i dischi dei glutei per sistemare la posizione, mano destra attiva oltre il ginocchio sinistro, mano sinistra dietro la schiena, inspiro, contraggo l'ombelico, molto importante, espiro, espando il torace, guardo oltre la spalla sinistra, cercando di mantenere lo sguardo alto come prima. Inspiro, ritorno. Ora andiamo a portare il piede destro oltre la gamba sinistra, ruotiamo la punta del piede destro verso l'esterno e ci ruotiamo nel fianco sinistro. Inspiro, afferro il piede sinistro ed espiro, cerchiamo di appoggiare la testa verso il pavimento. Anche qui l'ombelico è attivo come per tutta la pratica, il respiro è calmo, profondo e toracico. Inspiro, mi sollevo, sciolgo la posizione, porto ora il piede sinistro oltre il ginocchio destro, ruotando la punta del piede, mi sistemo nel fianco destro, inspiro, afferro il piede sinistro, espiro, cerco di avvicinare la testa al pavimento. Ombelico attivo, respirazione toracica. Inspiro, sciogliamo bene la posizione. Andiamo a stenderci sul tappettino con le ginocchia piegate, i piedi più vicino possibile ai glutei, aperti quanto il nostro bacino. Inspiro, attivo i glutei, sollevo il bacino da terra, espiro, rimbocco le spalle. Anche qui l'ombelico sale. E il torace si espande, sguardo fisso davanti a noi e attivo l'interno delle cosce. Lentamente snocciolo la colonna verso il tappettino. Inspiro, mi abbraccio le ginocchia ed espiro, le allungo ancora una volta verso il petto. Lentamente ora ci prepariamo per sistemarci in Shavasana con i piedi aperti, le punte che cadono ai lati, le braccia distanti dal corpo con i palmi rivolti verso l'alto. E continuo a compiere dei respiri profondi, questa volta lascio andare anche la pancia come abbiamo fatto all'inizio, dall'ombelico fino alla gola, il volto è rilassato, la lingua è staccata dal palato, la bocca è rilassata, le spalle sono comode e rilassate sul nostro tappettino. Il respiro è calmo, ritmico e costante. Ci sentiamo completamente rigenerati da queste brevi posizioni, ma molto efficaci. Rimani rilassato per tutto il tempo che desideri. Ci vediamo al prossimo video. Namaste.